Bene, adesso che sono pensionato, in realtà non proprio pensionato perché ho l'APE, anticipo pensione, che a ben vedere è una truffa sostanzialmente, me la pagherò in comode rate mensili per 20 anni se vivrò quando avrò la pensione vera, ma sostanzialmente l'effetto è più o meno quello di pensionato, anche l'età è quella e almeno una volta alla mia età si sarebbe stati più o meno tutti pensionati. Adesso non so, e allora giustamente in quanto pensionato guardo i cantieri, non proprio i cantieri tradizionali perché si sa uno vuole sempre fare un po' l'originale e poi oltre che guardarli li filmo naturalmente perché io ho inoltre questa mania e mi sono messo a guardare questa magnifica ruspa, penso si possa definire ruspa, una sorta di un'escavatrice molto molto grande. La guardo da una sponda della Dora sull'altra sponda della Dora e la filmo. Di sotto scorre la Dora, c'è un po' di vento ma fa caldissimo, sono le 3 del pomeriggio, c'è un sole fosco ma caldissimo e io guardo la scavatrice, ruspa o come vogliamo chiamarla ed è bellissima. È bellissimo. L'uomo che la aziona io da qui non lo vedo, cioè l'intravedo nella cabina, forse ha una di quelle giacchette non mimetiche, il contrario di mimetiche, quelle che servono per essere visti, giallo fosforescenti, comunque non vedo molto di lui. E vedo questa macchina che lui comanda, quindi è lui il potere di questa macchina. Ed è bellissima in effetti perché guardate come si allunga proprio come un animale che va a cercare le cose. Qui adesso sta tirando su anche della vegetazione insieme al terreno, terriccio e vegetazione, la tira e la sposta semplicemente più in alto al momento, quindi libera forse l'alveo del fiume, ma lì siamo anche un po' fuori dall'alveo del fiume. La Dora è lì sotto la ringhiera, no? E una volta era tutta coperta, poi l'hanno scoperta fino a quel punto lì, dove a destra si vede lì a destra che va di nuovo sotto e lì va sotto per attraversare poi il Corso Principe Oddone. Dopo il Corso Principe Oddone esce di nuovo in superficie. E qui era tutta coperta, l'hanno stombata, come dicono, era tombata, l'hanno stombata. E forse anche per questo ci sono questi lavori da fare ancora adesso intorno. Ma questa cosa è bellissima perché quando si allunga fa uno sforzo enorme e in una condizione di leva svantaggiosissima, tira su un peso enorme e spingendo quel braccio molto in avanti e quindi quella specie di addome che ha dietro, no? Dove ci sarà il motore, ma deve esserci anche un enorme contrappeso, sarà imbottito di granito o di qualcosa di ancora più pesante perché per non ribaltarsi in avanti, spingendosi così in avanti rispetto ai cingoli su cui poggia, lì dietro deve avere un peso enorme, un peso dei controbilanci, non soltanto il peso di tutto il braccio e di quella specie di cucchiaione, che anche quello deve essere pesantissimo, ma anche il peso del contenuto del cucchiaione quando tira su la terra. E anche lo sforzo di staccare la terra, ecco adesso guarda come si allunga, guarda come si allunga e prende e tira su. E in una specie di attività concertata là c'è quel camion che viene in retromarcia e probabilmente viene a farsi caricare i materiali che la gru tira su dal, non so se si può dire albero della Dora, dai contorni dell'albero della Dora e adesso si gira e si sposta in qua con i suoi cingoli e il camion la segue. C'è qualcosa di molto affascinante in tutto questo e lo so che questo è lo sguardo dall'esterno, ovviamente fare quel lavoro pesantissimo, tra l'altro si muore dal caldo e nei cantieri che ricordo della mia infanzia, di solito in queste circostanze i lavoratori erano a torso nudo, che dava anche una certa impressione estetica diversa,
Adesso invece credo che debbano stare vestiti in qualche modo, nonostante il caldo, non lo so, se c'è una ragione di sicurezza, una ragione morale, una ragione estetico-morale, non lo so, erano scandalosi i lavoratori a rosso nudo. In certi cantieri edili si vedono ancora, ma raramente. Normalmente adesso tutti devono stare vestiti con queste tutine da videogioco quasi, no? Queste tutine fosforescenti. Ecco, adesso sta caricando sul camion, non le cose immediatamente più adesso, probabilmente queste cose che sta caricando sul camion, questa terra che sta caricando sul camion, l'ha già prima preparata, cioè tirata più in alto da una posizione più in basso, poi l'ha preparata lì, infatti è già terra smossa questa, e la carica sul camion. E il camionista non esce nemmeno dal camion, non è che scendano a fare due chiacchiere, il lavoro è molto serrato. Anche questo forse è peggiorato, posso dire peggiorato, rispetto ai cantieri della mia infanzia, dove c'erano più chiacchiere, più pause, forse, vabbè, c'erano anche macchine più semplici. Questa operazione avrebbe richiesto più passaggi 50 anni fa. Adesso avviene tutto molto meccanicamente, non ci si ferma mai. La scavatrice adesso ha il braccio un po' più ripiegato. Scavatrice Ruspa è quel nome, però non so se è corretto, ma sono aggeggi che cambiano continuamente, quindi probabilmente anche il nome. Adesso si allunga di nuovo un po', si piega, guardate che sforzo che fa, proprio uno sforzo muscolare a tirare su, si piega, tira su. E l'uomo che la manovra probabilmente sarà stanco, accaldato. Non so se gli piace o no fare questo lavoro, se questo lavoro possa piacere o no, se sia migliore di quello del camionista che adesso è lì fermo nell'abitacolo ad attendere che il cassone del suo camion si riempia, poi ripartirà e andrà, probabilmente quel camion si ribalta, quasi sicuramente si ribalta e andrà da qualche parte, il luogo di destinazione di questo terriccio, e lo farà scivolare giù in un spostamento di terra, ecco, no? Macchine per spostamento di terra, forse è una denominazione, movimento di terra. Tra l'altro, tutto questo avviene con una velocità incredibile. Pensi al rapporto con un badile, questo lavoro fatto con badili opale. Non ci vorrà molto a riempire quel camion, che pure è grande, ma queste cucchiaiate di terra sono enormi. Ed è abbastanza affascinante, ripeto, affascinante, un sguardo, proprio lo sguardo dell'intellettuale che nella vita ha lavorato praticamente solo su scrivanie. Ecco, il camion è pronto e così niente, si accorge lui di essere carico, però non guarda neanche, probabilmente ha un sensore di peso, e se ne va. Non si sono neanche scambiati una parola, il camionista e il manovratore della ruspa. Il camion se ne va a portare la terra, probabilmente non so, dopo quanto tempo, dipende da quanto è lontano, tornerà a fare altri carichi, e questa è la giornata di lavoro. E quindi mescolando, sì, lo sguardo dell'intellettuale che osserva è uno sguardo affascinato da queste macchine, sostanzialmente una macchina prodigiosa, no? Perché più che prodigiosa è bella, cioè forse sono più prodigiosi di laboratori elettronici che fanno le cose che non capiresti, oppure queste cose di super elettronica moderna che coordinano cose che non si capisce come una mazza, ma queste cose qua adesso scende proprio con un animale che va giù, no? Che scava, no? Come quando gli animali scavano nella terra con le zampe anteriori alla ricerca di una patata, di qualcosa che sta sotto da mangiare. È proprio quello, ha un aspetto animalesco molto, molto affascinante. Ma associando a questo sguardo estetico dell'intellettuale fancazzista, o fancazzista no, ma comunque che ha fatto lavori muscolarmente almeno sicuramente più lievi, e non alle 3 del pomeriggio sotto il sole cocente, per di più neanche potendo stare torso nudo, e il lavoro deve essere davvero diventato più pesante.
le macchine dovrebbero avere alleggerito il lavoro, ma non sono molto convinto di questo. Vorrei sapere quante ore al giorno lavora l'uomo che sta manovrando questa macchina. Perché la mia percezione sono sicuramente troppe, nel senso che comunque già 2 ore a fare questo, e sono tante, sono tantissime, insomma, sicuramente non lavoro 2 ore al giorno, neanche 3, neanche 4 e magari neanche 5, 6, sicuramente di più. Quindi un lavoro molto pesante, questa macchina è molto affascinante, vista con gli occhi da bambino viene voglia di dire la voglio guidare io. Eh sì, può anche essere bella per un certo tempo, in un certo modo. È molto affascinante, ma dà anche la misura di una certa disumanizzazione del lavoro, perché gli uomini appunto non si vedono, io non ho visto né il camionista e non vedo il manovratore. C'è questa macchina molto affascinante, però sembra essere lei la dominatrice e lei probabilmente non si stanca, ma le persone sì.